Grande fratello, Lorenzo e l'amore tossico. Ho paura di far male a una donna. Lorenzo chiarisce la sua frase sull'amore tossico. Nuova puntata del Grande Fratello che dimostra una certa leggerezza dei contenuti, più o meno, perché stasera si è andati a toccare l'annoso argomento dell'amore tossico portato in auge da Lorenzo durante un discorso con gli altri inquilini dove è venuto fuori che non voleva vedere la sua fidanzata troppo felice. Alfonso Signorini ci ha voluto vedere chiaro perché non vuole che certi messaggi passino in televisione. Lorenzo si è lasciato andare a una confessione che ha gelato il pubblico. La mia ultima relazione era abbastanza tossica. Tutto il male che le ho causato per colpa della mia gelosia morbosa. Arrivato anche a non stimarla. Cosa bruttissima con cui sto facendo i conti. Ho paura di far del male a una donna. Alfonso Signorini, appello, un amore tossico non è mai amore. Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare un appello riguardante l'amore tossico. Un amore così, non è mai amore. Mi rivolgo a tutti quello che stanno vivendo qualcosa di simile. Mettete la parola fine anche con dolore. Carico da mille da parte di Cesare Bonamici, dove scatta il concetto di dominio allora l'amore è tossico. Nel frattempo Lorenzo è in una sorta di triangolo perché da una parte è molto interessato a Shai la gatta, tanto da definirsi geloso e averla messa alle strette, e poi dall'altra ride e scherza con Elena Prestes. Su quale ragazza si concentrerà nel corso delle puntate successive? GF, Elena Prestes e il triangolo con Lorenzo Javier. In casa sembra che la primavera sia arrivata in anticipo. Elena Prestes ha portato un po' di scompiglio, soprattutto nel percorso di Javier e Lorenzo. Ma chi preferisce lei? Difficile dirlo, dato che li sta ancora conoscendo. Javier ha uno sguardo profondo. Misterioso. Lorenzo, invece, è esplosivo, creativo e divertente. Li ha definiti belli e tutti e due, anche se opposti. E Shai la gatta, invece, come avrà reagito? Non ha aggiunto nulla rispetto a quello che ha detto prima, ovvero che si sente libera di conoscere tutti gli uomini della casa, tranne che le donne sono sempre complici e mai rivali. Lorenzo si sente molto a suo agio con Elena e ci ha tenuto a dire che non si sono baciati, le ha solo leccato il naso.